Radio Radicale, vi proponiamo ora la seduta dell'Assemblea Nazionale Francese, dedicata come ogni settimana alle questioni al governo. Si tratta della seduta di martedì 18 settembre 2018, che è capitata in un momento molto particolarmente delicato per il Presidente della Repubblica francese Macron, la cui popolarità è al minimo storico. Nelle scorse settimane, per rilanciare la sua immagine, Macron aveva lanciato un'iniziativa politica di lotta contro la povertà, e questo è l'argomento principale delle interrogazioni presentate al governo di Edouard Philippe in questa ora di interrogazioni al governo. Praticamente quasi tutti i gruppi parlamentari hanno presentato interrogazioni su questo argomento. La seduta ha avuto luogo poco dopo l'elezione di Gilles Legendre come nuovo presidente del gruppo La République en Marche, e quindi questo, diciamo, si può dire è il momento centrale della seduta delle interrogazioni al governo, all'Assemblea Nazionale francese. A questa interrogazione ha risposto proprio il presidente del Consiglio, Edouard Philippe, le Premier Ministre. Nel corso sempre di questa ora di interrogazioni all'Assemblea Nazionale Francese, tuttavia, è stato anche sollevato un altro tema, quello della soppressione di 1.800 posti di lavoro nel settore dell'educazione nazionale, che non è certamente un buon viatico alla lotta alla povertà. Da segnalare in queste ore in questa ora delle interrogazioni anche una questione che riguarda una delle ferite aperte della storia francese, che è quella della guerra d'Algeria. Infatti nei giorni scorsi Macron, e lo ha fatto anche più volte nel corso del suo impegno politico da Presidente della Repubblica, ha riconosciuto gli errori e i crimini commessi dai francesi nella seconda metà degli anni 50, quando è entrata nel vivo la lotta per l'indipendenza dell'Algeria, e proprio per questo è stata ricordata la figura di un matematico algerino. Si tratta della tortura di Maurice Audin, che venne ucciso nel 1957. Questa figura è stata ricordata. Buona visione.